Ehi, vai, rapper Gau, raccontaci chi sono le donne più belle. La prima donna del cinema italiano è stata Lida Borelli. Genovese, mora, aveva splendidi capelli. La fiorentina Francesca Bertini era straordinariamente fotogenica, con i lineamenti molto fini. Era una vera diva. Grazie alle sue scollature audaci, Pina Menichelli lasciava intravedere segni molto belli. Quando rivedo in televisione la splendida Luisa Ferida, io mi eccito come il toro davanti al drappo rosso durante la corrida. La bionda Isa Miranda, grazie alla bellezza del suo corpo, tutti gli spettatori incanta. Di straordinario fascino, Alida Valli recitò il film di ogni genere. Io vado matto per i gialli. Grazie alla sua bellezza, la spigliata Wanda Osiris tra gli spettatori dei teatri provocava tantissimi sospiri. La mora Gianna Maria Canale era dotata di una sensualità tutta speciale. Per vedere la spettacolare maggiorata Silvia Mangano, tutti gli italiani maschi il biglietto se lo pagano. I film in cui si spogliava la famosa Silvana Pampanini mandavano in delirio gli adulti, non erano certo per bambini. Vedendo le scene d'amore di Gina Lollobrigida, rivale della Loren, pensavo: questa splendida mora non è per niente frigida. Quando, nel film La Notte Brava, vedevo fare la prostituta la perfetta Rosanna Schiaffino, mi eccitavo anche se allora ero solo un bambino. L'importanza nel cinema della più grande attrice italiana, la mediterranea Sofia Loren, equivaleva nella musica classica a quella di Beethoven. Il volto della splendida e brava Virna Lisi, in ogni sua apparizione pubblica, era sempre pieno di sorrisi. La nostra attrice dal fisico perfetto è stata Claudia Cardinale. Ogni misura del suo corpo era eccezionale, Negli anni 70 la splendida bionda Monica Vitti in Italia era più famosa del gatto silvestro del canarino Titti. Con il suo fare spregiudicato ed erotico, la bravissima Monica Guerritore tra il pubblico femminile scandalizzava molte signore. Tipica bellezza meridionale, la versatile attrice Ida Di Benedetto era così sexy che da giovane me la sognavo nel mio letto. Una delle regine della commedia sexy all'italiana era la statuaria Michela Miti. Non aveva difficoltà ad apparire tutta nuda, senza vestiti. Quando nel film La Chiave vedevo nuda sculettare Stefania Sandrelli, io mi eccitavo come quando nell'Inter andava in gol Spillo Altobelli. Dopo aver iniziato con la commedia erotica italiana, la perfetta Mona Pozzi si dedicò completamente a realizzare film per adulti sempre più zozzi. Quando, sia come attrice sia come showgirl, si esibiva la formosa Carmen Russo. Che fosse moro o bionda, lei aveva un fisico indiscusso. Nel film di Tinto Brass si faceva penetrare il lato B. Era la ora convertita Claudia Cole. Allora si sentiva gridare forte: GOL! La vera erede della Mangano come maggiorata del nostro cinema è stata Serena Grandi. Nel suo film più famoso, Miranda, se la scopavano diversi amanti. Quando, sulle reti Fininvest, fa la sex infermiera Angela Cavagna, l'indice di ascolto di Canale 5 subito ci guadagna. Attualmente, la nostra attrice più famosa nel mondo è Monica Bellucci. È già splendida così, non ha bisogno che la si trucchi. Nel mondo dei film per adulti interpreta il mito Mona Pozzi, la splendida bionda Vittoria Risi. Quando recita lei, questo settore non conosce crisi. Quando, per lo scudetto della Roma, si è spogliata Sabrina Ferilli, al Circo Massimo i romanisti erano tantissimi. Tra loro c'era anche Antonello Venditti. Quest'anno ho avuto la fortuna di incontrare di persona l'affascinante Maria Grazia Cucinotta. Mi ha fatto l'autografo con dedica, con il cuoricino. Io mi sono preso subito una cotta. La sex symbol di questi anni è Diletta Leotta. Quando lei segue l'Inter a San Siro io penso: beato chi la tocca. In 100 anni queste sono le mie donne più belle, ma in Italia lo sappiamo, non sono e non saranno solo quelle.